su 5 Stelle Sardegna. Pietro Dio, ideato e condotto da Paul De Santi. Desulo, sempre Notte Bianca, ormai siamo a metà direi del nostro itinerario di spettacoli in questa città. Noi siamo in compagnia del presidente Roberto Cortes, presidente della Proloco di Desulo. Ma cosa sta facendo la Proloco per questo paese? Quali sono le innovazioni che proporrete poi al vostro pubblico? Adesso diciamo che siamo in periodo di stasi, c'è un assestamento interno alla Proloco, siamo un po' fermi. Comunque contiamo con il rinnovo del direttivo a dare una mossa al paese, alla situazione, mossa non politica, voglio dire. A proposito di politica, mi scusi, c'è un po' un taglio per quanto riguarda molte proloco di molti paesi. Voi siete stati attaccati in qualche modo dalla regione poi per quello che è il vostro lavoro? Sì, senza dubbio hanno nuocito parecchio. Questi tagli a livello regionale soprattutto. Il nostro presidente Raffaele Sesto, che a suo tempo si è attivato in modo poderoso diciamo per tirare su anche le proloco regionali, si è trovato improvvisamente decurtato a livello economico, lui e quindi indirettamente anche noi, dai fondi regionali. E teniamo presente che le proloco vanno avanti con appunto prevalentemente l'attività delle proloco va avanti con i contributi regionali per le proprie attività, per cui ha rallentato ulteriormente diciamo il proseguo, esatto. Ma poi cioè, quanto è importante una proloco in un paese come Desulo? Quanto influisce poi anche per quella che è la positività del paese stesso? Influisce nel senso che le proloco, teniamo presente che a Desulo ci sono altri comitati spontanei che organizzano le varie manifestazioni rionali dei santi patroni, come ci sono già 3 santi patroni a Desulo, quindi 3 feste che vengono gestite prevalentemente da comitati autonomi. Noi la buttiamo molto, almeno la nostra politica è quella di buttarla sul culturale d'ora in poi. Teniamo presente che la Proloco a suo tempo è stata l'artefice assieme all'amministrazione comunale di allora, parlo degli anni 90, gli anni in cui è nata la Montagna Produce, una manifestazione che a tutt'oggi registra dei successi enormi diciamo. Quindi un grande successo per quello che è poi il turismo che arriva all'interno della Sardegna, questa è una delle lotte, credo che siano una delle grandi lotte delle province, cioè il portare poi il turismo nel centro della Sardegna, dove poi si continuano a coltivare le tradizioni, si continuano a coltivare quelli che sono i colori, i sapori della nostra regione. Esatto, questo del turismo all'interno della Sardegna è una nota dolente, in quanto il turista che viene prevalentemente per il mare in Sardegna conosce dei paesi dell'interno, soprattutto Orgoslo, c'è poco da dire. Siamo penalizzati i paesi dell'interno per un fatto proprio geografico, in quanto è difficilmente raggiungibile. E poi succede questo, che un turista, quello delle coste, il costiero, visitando Orgoslo pensa di conoscere tutto della Sardegna, del centro Sardegna. La Sardegna offre tante cose, tanti paesi, tanti mondi, tante tradizioni. Presidente, noi la ringraziamo. E si permette stin de battun flore. Con noi naturalmente anche il consigliere Ciriaco Loddo, che fa parte di una grande provincia che è la provincia di Nuoro. Si è parlato anche di Paffi, Peppino Paffi, che comunque vi ha dato un grande sostegno per quanto poi fosse la riuscita di questa Notte Bianca a Desulo. Certo, è l'assessore alla cultura, allo spettacolo e allo sport della provincia di Nuoro. Ha dato un grande contributo per la riuscita di questa manifestazione, abbiamo visto tantissimi spettacoli itineranti, tantissime attività folcloristiche, quindi la cultura sarda in particolar modo con gruppi di ballo, con i tenores di Uniferie di Nuoro, con
con lo sport, in particolare col pattinaggio artistico che abbiamo visto con tanti ragazzi all'interno del paese, hanno dato un grande contributo per la riuscita di questa manifestazione, cercando di fare quello che tutti quanti auspichiamo, l'integrazione tra le diverse attività, quelle commerciali, quelle artigianali, quelle sportive, quelle del folklore e dello spettacolo, che hanno animato oggi la comunità desulese, e quindi ne siamo molto grati e alla provincia di Nuoro. Quindi i colori, le tradizioni, i sapori della nostra isola poi racchiusi in una bella nottata bianca in un grande paese che è Desulo. Si parlava poc'anzi con l'assessore di Desulo, si parlava poi di quanto sia importante far conoscere quella che è la grande tradizione di un paese in piena espansione, perché poi si sta facendo tanto affinché il turismo dalle coste vada anche a visitare il centro della Sardegna. Si dice sempre che la Sardegna è nel centro e quindi nel cuore dell'isola. Noi cerchiamo di trasmettere un messaggio importante legato alle culture, alle tradizioni, ai nostri prodotti tipici che secondo noi sono quelli migliori, ecco, ma non per fare un campanilismo, perché qua nella montagna sarda si vive ancora con delle tradizioni e con dei prodotti tipici che nascono da una naturalità, da un ambiente particolare, e quindi i prodotti sono anche migliori in termini qualitativi. Quindi la montagna si vuole riscoprire anche con un nuovo messaggio al mondo turistico, perché riteniamo che la qualità dei nostri prodotti sia, non dico superiore agli altri, però ha qualcosa in più legata proprio alla neutralità di questo territorio. Ricordatevi, c'è una grande Sardegna che è la Sardegna della montagna, la Sardegna del centro della Sardegna, e ricordatevi di passarci più spesso, perché vale la pena di visitare e conoscere quelli che sono non solo i colori ma anche le tradizioni, i sapori e i saperi anche direi dei nostri corregionali del centro. C'è, senza dubbio, guardi, io su questo punto vorrei anche fare un appello ai cittadini che ci ascoltano, ai cittadini della Sardegna e quindi agli spettatori della vostra televisione, di venirci a visitare, perché comunque la montagna riesce ad offrire tantissimo. Io voglio anche in questo momento fare, diciamo così, un appello, perché a Desulo sta nascendo una delle iniziative innovative nella Sardegna, cioè la pista sintetica di sci, dove si può sciare tutto l'anno. Lo Sci Club di Desulo ha preparato, insieme ad un partenariato forte che è costituito da diversi soggetti, tra cui anche il comune, la provincia, la comunità montana, il BIMI Taloro, l'associazione Castanicola Forestale di Desulo, che è un'impresa agricola, un'attività che permetterà soprattutto ai giovani, perché si tratta di una scuola sci, di sciare nei 360 giorni nell'arco dell'anno, e rappresenterà un punto di attrazione per tutti coloro che amano questo sport. Noi vi ringraziamo, ringraziamo naturalmente tutti coloro che ci hanno seguito fino a questo momento, ringraziamo la cittadinanza di Desulo, tutta la montagna, tutta la Sardegna, grazie a tutti, arrivederci, alla prossima puntata, arrivederci. Grazie a voi, grazie a voi.